Ciao ragazzi, episodio 8 di Attack on Titan Final Season. Un episodio davvero straziante, triste per quello che accade. Gestito secondo me davvero molto molto bene, perché nonostante la prima grande guerra tra Marleyani ed Eldiani di Paradis sia appena stata completata, la soglia della tensione riesce ad essere sempre elevatissima, grazie ad un ritmo che è qualcosa di meraviglioso. Sembra che la puntata duri 5 minuti invece di 20. In realtà è una cosa triste perché avrei voluto vederne di più, però al tempo stesso significa che è una puntata che è stata fatta benissimo. Quando una roba ti intrattiene così tanto, il tempo scorre così velocemente, è qualcosa di assolutamente positivo. Riesce anche a farci respirare un po' dopo tutto questo massacro che abbiamo appena visto, però attenzione che purtroppo il tutto verrà sconvolto di nuovo all'interno di questa stessa puntata. Il colpo di scena che ci sarà all'interno di questa puntata, diciamo che ha distrutto un po' tutti ed è impossibile negarlo, nonostante magari alcuni di noi potessero già saperlo. Infatti, maledetti spoileratori seriali che altro non siete, avete rovinato la visione di questa puntata a tantissime persone, me compreso. In realtà io già la sapevo, già mi avevano spoilerato tanto tempo fa, ma comunque è stato terribile su tutti i social, a me in direct, su Instagram, su TikTok, sui commenti di video non legate all'attacco dei giganti stesso. Addirittura nel video di The Promised Neverland 2, gente che spoilerava quello che accadeva. Saprei dirvi solamente di vergognarvi, tutto qua. Per me questi spoiler non hanno davvero alcun senso, e ovviamente anche i commenti di questo video saranno bloccati, disabilitati, proprio per questo motivo. Quindi se volete darmi una vostra opinione, seguitemi su Instagram, domandatemelo lì, oppure in live su Twitch. Eravamo rimasti all'ennesimo scontro tra Reiner ed Eren, questa volta che è stato molto molto più breve. Purtroppo perché, come avevamo già notato dalla sua nuova forma, Reiner non ha più nessun desiderio, nessuna volontà di vivere, e infatti l'unica cosa che riesce a fare è salvare Porco. Non me l'aspettavo così veloce. Cazzo, l'ha fatto fuori con un colpo! Da qui tutti i paradisiani, quindi personaggi che noi abbiamo sempre conosciuto in questi anni, e anche qualcuno di nuovo, vanno sul dirigibile per appunto concludere la battaglia e allontanarsi dalla zona di combattimento. Ah, vedo meno CGI, mi fa piacere questa cosa. Oggi niente. Niente di grave. Ma nel frattempo Gabi è desiderosa di vendetta e vuole assolutamente uccidere Eren Jaeger. Mi ricorda Eren Jaeger che invece diceva qualcos'altro. Fantastici gli sguardi che si sono dati Armin ed Eren al termine della battaglia, entrambi spenti, freddi, delusi, per ciò che alla fine hanno fatto comunque entrambi. Da un lato Armin, infatti, con la sua trasformazione in colossale, ha ucciso tantissimi civili, oltre che i soldati marleyani, e dall'altra Eren è diventato un vero e proprio assassino. Wow, quanto è bello Armin! Sono tutti tristi, depressi. Fantastico. Eren che poi viene pure malmenato dal capitano Levi barra Levi per quello che ha fatto. E qui c'è pure una citazione ad una puntata molto carina della prima stagione, in cui per altre circostanze venne comunque picchiato allo stesso modo. Ah, bellissima! Bellissima cheat questa. Ma la cosa interessante da notare è che anche Armin e Mikasa non reagiscono come sempre. Infatti, se solitamente avrebbero deciso di andare a difenderlo in qualche modo, questa volta se l'è meritato. E viene pure arrestato Eren, considerato che nelle lettere che lui aveva mandato, se ricordate, che mandò tramite Falco, a quanto pare aveva dato delle direttive su come far procedere il piano di guerra. Delle direttive lui che non è il capitano né comandante, quindi non poteva farlo. La scelta di arrestarlo, secondo me, è stata comunque un po' discutibile, perché diciamo che arrestare Eren in un momento di così tanta criticità non mi sembra il massimo, però. Ok. Comunque, sotto sotto, Levi continua a piacermi sempre di più. E vi dirò, non me l'aspettavo, sapendo di tutta la fama che ha questo personaggio, in realtà apprezzato per doti un po' stupide piuttosto che altre molto più interessanti. Durante la puntata vediamo anche degli sguardi molto interessanti tra Connie, Sasha e Jan, che sembrano essere davvero molto molto legati, come sappiamo anche dalle scorse stagioni. E da qui si comincia a sentire già il profumo di morte. Tant'è che il famoso spoiler, che appunto è apparso ovunque in questi giorni e che tantissime persone hanno appunto beccato purtroppo, me compreso, è quello riguardante la morte di Sasha, improvvisa, accaduta a causa di Gabby, che riesce a salire sul dirigibile insieme a Falco. E la prima persona che spara, guarda un po', è proprio Sasha, con la quale aveva avuto degli scambi di sguardi proprio qualche puntata fa, che già me l'aveva fatto capire. E che faccia di merda che ci avete fatto!
Troppo diretto, cazzo. Devo dire che la parola chiave di questa puntata, almeno nel mio caso, sembra essere sguardi. Ma ok. Falco, fra l'altro, io continuo ad amarlo. Riesce a comprendere entrambi i lati. Ha davvero un buon animo, secondo me. Mentre Gabby ricorda tantissimo Eren alle prime armi. E guarda un po', proprio le persone più buone sono le più sfortunate in questo mondo. Quella poverella di Sasha ci lascia con delle ultime parole davvero commoventi e anche in linea con il suo comportamento, il suo atteggiamento, il modo in cui l'abbiamo conosciuta fino ad ora, quindi in realtà mi ha fatto anche scappare un sorriso e ci lascia appunto con una frase legata al cibo, dicendo tipo carne o qualcosa di simile. Quella donna sul tetto? Cioè, mi vorresti dare la colpa a quella povera Sasha? Falco intelligente. Esatto, Falco, ti voglio bene. Tu sei veramente un gran personaggio. Il sorriso di Eren alla notizia della morte di Sasha è stato qualcosa di fenomenale. E devo dire che, contrariamente ad altre espressioni facciali che non mi hanno fatto impazzire, quella di Eren mi ha davvero sconvolto. Ha suscitato in me diverse reazioni ed interpretazioni. Avrà sorriso per aver ricordato uno dei suoi primi incontri con Sasha, in cui appunto mostra la carne, quindi a proposito delle ultime parole, oppure c'è qualcosa di più losco, triste e malvagio dietro? Sta ridendo, sta ridendo. Io pensavo stesse piangendo, sta ridendo. No. Comunque devo dire che il momento della sua dipartita è stato davvero straziante, mi ha fatto stare davvero malissimo, soprattutto vedere Connie, che è la persona che ci è rimasta secondo me peggio, il modo in cui ha reagito, insomma, fantastico, ma al tempo stesso molto molto triste. In tutto ciò, in un dialogo molto breve che vi è tra Magat e Pic, scopriamo un altro dettaglio molto interessante, e cioè che quel soldato che aveva teso una trappola a quest'ultima era una donna che aveva partecipato ad una spedizione verso Paradis 3 anni fa. E da qui, a parte che dovremo scoprire tante cose riguardo questi famosi 4 anni che sono passati, infatti dalla prossima puntata pare proprio che appunto attraverso dei flashback riusciremo a scoprirlo, vi è un altro colpo di scena, ossia il fatto che Zeke abbia tradito i Marleyani e gli Eldiani che appunto stavano con loro. No, cioè tu mi stai dicendo che questo stronzo di merda era già in collaborazione con loro. Questa cosa, vi dirò, effettivamente si poteva riuscire a capire attraverso degli indizi, ma io non c'ero arrivato. E quindi devo dire che è stata veramente molto interessante e imprevedibile. Quindi Zeke pare aver tradito Reiner e gli altri. Ci sarà da scoprire ancora molto riguardo ciò, sapendo fra l'altro quanto Levi e gli altri odiassero il gigante bestia. Quindi vorrei sapere proprio come abbiano fatto ad allearsi. Non so se avete notato, ma anche dal punto di vista tecnico questa puntata è stata davvero eccezionale. A parte le musiche nuove, che avevano un tono diverso, più commovente, sempre orchestrale, più triste a volte, che mi sono piaciute veramente tantissimo. Anche la CGI è stata davvero poco presente, questo perché ovviamente di giganti ne abbiamo visti pochi, solamente nella prima parte, nei primi minuti, e poi tutto il resto, anche i personaggi che utilizzavano i movimenti tridimensionali, questa volta hanno avuto davvero pochissima CGI, e questa cosa l'ho apprezzata tantissimo, perché come vi ho detto la CGI nei personaggi che non sono trasformati non mi piace molto. L'ho sputato sul monitor, porca troia. Arrivati a questo punto sono curiosissimo di vedere la prossima puntata, mi aspetto che appunto da qui in poi scopriremo tante tante cose su quello che appunto non abbiamo saputo di questi 4 anni che sono passati, quindi puntata davvero eccezionale come sempre. Detto ciò, io vi saluto, seguitemi sui vari social che trovate qua sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.